presidenti delle corti di Cassazione, quindi non c'è successo niente, perché quello che dicevamo è vero, e quindi è difficile controvertire quello che è documentatamente da decenni consolidato vero. Ma voglio approfittare di questa occasione più unica che rara di fare una conferenza, una relazione in riva al mare, con il vento che batte alle spalle in maniera possente, e cioè approfittare appunto di questa occasione per esaminare, diciamo, lo schema, non nel dettaglio come ha fatto l'amica che ha parlato un attimo fa, ma fare diciamo, una visione generale dello scenario che si è venuto a creare. Allora io faccio, ho fatto varie attività nel corso della mia vita lavorativa, per 18 anni ho lavorato nelle telecomunicazioni, quindi conosco abbastanza bene, perché io quando mi occupo di una cosa cerco di andare per quanto il più possibile a fondo secondo le mie possibilità intellettive. Quindi 18 anni non è che sono stato lì a passare le terme, ho fatto indagini fino da furetto come faccio sempre, e quindi ho scoperto una serie di cose. Allora, per conoscenza anche della Viga, che conosce un po' la tematica, ma alcune cose evidentemente per motivi suoi ovviamente non ho avuto l'occasione di bazzicare all'interno dell'apparato delle telecomunicazioni e quindi non lo può sapere, come non lo sa sicuramente nessuno di voi, tutto quello che oggi è telecomunicazioni dipende da due sole società, due, che sono in realtà due nomi, cioè il primo marchio e il secondo marchio della stessa azienda, che si chiamano Delta 3 e Tricom. Queste aziende vendono i loro brevetti e le loro conoscenze a tutte le aziende che fanno telecomunicazioni, dai modem Zixel, che ne so, US Robotics, Huawei, Samsung, Motorola, immaginate quello che vi pare. Apple. Tutte sono prodotte su licenza Tricom o Delta 3, tutte. Non esiste niente che non passi attraverso di loro. Ed è una società che ha sede, vediamo se ci ha indovinato. Io lo so, non posso parlare. Tu lo sai, qualcun altro lo sa? Provate a dire. Dite una nazione a caso. Una nazione qua, a caso. No? No, l'Italia no. Una nazione a caso. Chi è che governa il mondo? Quindi? Dai, vabbè, lo dico io. È in Israele e ha sede a Tel Aviv, entrambe. Poi producono in Corea, in Filippine, in, che ne so, in Malesia, in India, dove vi pare, piace, dove costa di meno, ma quella è la situazione. Allora questa è la situazione attuale, ma lo scenario che volevo andare a individuare io sto facendo dei salti pindarici proprio, no? da un punto ad un altro, per far capire lo scenario generale. Questa è la situazione delle telecomunicazioni. Lei ha spiegato ancora un po' più ramificato la pervicacia di questa loro intenzione, che poi dico qual è esattamente, di colpire l'individuo, ma il problema è molto più a monte, parte molti secoli prima che inventassero le telecomunicazioni, perché, lei ha accennato, esistono una serie di diciamo, gruppi di vario genere, con varie denominazioni, che nel corso della storia hanno capito che la manipolazione mentale delle masse è cosa fattibile già 1600 anni fa, in maniera industriale, ma se torniamo indietro addirittura possiamo arrivare attorno al 3500 a.C. C'è gente che queste cose le ha imparate, perché il cervello è facile da capire, ma molto facile. Io mi sono occupato nel corso degli anni anche di queste cose, e ogni individuo percepisce la realtà attraverso le capacità sensoriali, le cinque sensi, ma in realtà sono tre sensi che sono quelli che determinano l'identità e il riconoscimento dell'identità nei rapporti della realtà esterna. Per cui ognuno rappresenta poi la realtà esterna in base a queste tre modalità diverse, in percentuali tutte e tre esistenti in ogni individuo, ma diverse da individuo a individuo. E quindi noi ci rappresentiamo, ad esempio, questo chiosco blu, io lo vedo rosa, cioè, ma
ma c'è chi lo vede rosso, chi lo vede, cioè lo dice, lo chiama rosa anche lui, ma in realtà quello che lui vede è blu, o cose analoghe. Può sembrare pazzesca una cosa del genere, ma è reale, vi garantisco che è tutto reale. E quindi manipolare la mente delle persone, per chi ha capacità di scienza, di conoscenza, di esperienza di questo genere, è molto facile. Io una signora una volta ad un corso, una signora che aveva pesato 100 kg, gli ho fatto fare il ballo dell'orso per un quarto d'ora. Quindi gente come me è meglio che la tenete calma, perché si può riuscire a fare queste cose qua. Quindi, e l'ho fatto tante volte tra l'altro, quando uno mi sta un po' sul cazzo gli faccio vedere i dolcimenti, lui non se lo ricorda neanche tra l'altro, quindi è facilissimo, vi garantisco. Allora, la cosa importante da riconoscere in tutto questo è lo scenario ampio, lo scenario quanto più vasto possibile. E allora, nel corso dei secoli ci sono state tutte queste varie associazioni, questi diciamo, gruppi mistici, onirici, quello che vi pare, massonici, di Rosa Croce, di qualunque altra entità che vi possa venire in mente, che ha fatto questo per un progetto mondialista in mente, diverso a ciascuno di loro. Diciamo la fazione più potente al mondo, che esiste come dicevo da 1600 anni, che ha un bacino di utenti di circa 2 miliardi di persone e che può manovrare in maniera più o meno efficace, più o meno dettagliata, 2 miliardi di persone, è la Chiesa Cattolica. La luce. Ma non è che lo dico così per caso, lo dico perché io e lui ci studiamo le bolle papali dall'800 d.C. Ce le studiamo, le traduciamo e poi ce le studiamo, eccetera. Quindi abbiamo i documenti loro, lo sappiamo. Il guaio è che quanta gente conoscete che si vada a studiare le bolle papali? Dall'800 d.C. Esattamente da Giovanni IX. Da Giovanni IX in poi. Quindi conosciamo anche la storia del papato, tutte le porcherie che hanno fatto nel corso dei secoli, voi non c'avete idea. Hanno ammazzato orientativamente, così tanto per dare un'idea, attorno ai 100 milioni di persone, direttamente o indirettamente. Solo ultimamente. Scusa, di più. Lascia stare di più, lo sappiamo, ma i dati storici sono molti di più, probabilmente. Allora, in questo contesto ci sono vari operatori in questo momento che stanno operando per fare questo. Bisogna dire soltanto, ecco, che tutte le grandi strutture internazionali tipo l'ONU, la NATO, l'UNESCO, l'UNICEF, eccetera, eccetera, sono tutte controllate da loro. Tutte controllate, in particolare dalla Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica, essendo la più antica multinazionale tuttora esistente al mondo, e avendo sempre avuto un'influenza importantissima a livello della cultura dominante occidentale, che è quella che ha prodotto poi l'industrializzazione e il commercio massivo, ha capitalizzato queste ricchezze inenarrabili. Vi dico soltanto che la Chiesa Cattolica al catasto di Roma, chiunque lo può andare a vedere, quindi non dico cazzate tanto per dire, sta lì, lo Stato della Chiesa, che ha un territorio di 4,5 km quadrati all'interno di Roma, in realtà possiede circa il 25% di tutti gli stabili di Roma entro le mura aureliane per circa 220 miliardi di euro. E poi vanno a piangere miserie, date l'8 per mille, il 5 per mille, la mano morta. Solo con la mano morta, lo Stato del Vaticano ogni anno, non so se sapete cos'è la mano morta, sono i lasciti di chi non c'ha più parenti, non sa chi dare l'eredità, e lascia la mano morta. La mano morta frutta alla città del Vaticano circa 10 miliardi di euro l'anno. È chiaro? Allora, tutte queste cose ovviamente la gente normale non le sa, ma sta lì, basta andare a documentarsi, è vero, basta che vedi che basta andare a leggere, sì, stanno lì i documenti. Allora, io ho fatto nel corso degli anni anche l'hacker e faccio l'hacker, ho scovato alcuni anni fa, lui mi guarda perché lui sa qualcosa, no, lui è bravo. nell'arco
nell'arco degli anni ho scovato tutta una serie di documenti per cui ho potuto produrre le 1300 querele e come vedete sto qua, non mi hanno mai detto neppure ma. Un paio di volte mi hanno denunciato per diffamazione e io ho fatto delle sorci verdi. E c'era anche lui un paio di volte, quindi non è tanto per dire. Ma la cosa diciamo da sapere è che questi 1600 anni di dominio mondiale hanno procurato, ancora tanto per dare un altro parametro, una ricchezza tale che lo Stato del Vaticano possiede direttamente circa, perché è un calcolo fatto a spanne, circa 64.000 tonnellate d'oro. Hai idea? Non 10 grammi, non 60 grammi, 64.000 tonnellate d'oro. No? Poi lasciando... Brutti. A mo' di conferma, dopo gli ridò l'altoparlante, si sente? Sì. A mo' di conferma, perché è stato confermato, l'anno passato c'è stata una mostra del tesoro di San Gennaro qui a Roma e il cardinale responsabile del tesoro di San Gennaro ha dichiarato ufficialmente che il solo tesoro di San Gennaro è superiore al tesoro della corona d'Inghilterra. Ora, la regina d'Inghilterra viene definita la donna più ricca del mondo e si tratta di una ricchezza ottenuta con l'uso dei pirati e dei corsari e dei negrieri, ma soprattutto i pirati e i corsari che attaccavano le navi, galeoni spagnoli, esattamente, i galeoni spagnoli che portavano in Spagna e a loro volta rubavano loro l'argento degli Inca. Il solo tesoro di San Gennaro, che tra l'altro non è mai esistito. San Gennaro, aiutami tu, capito? Dunque, il discorso qui deve ampliarsi, ho fatto solo alcuni flash. Una premessa. Ho fatto alcuni flash, ma se volete noi sappiamo tutto quello che c'è da sapere. Transumanesimo. Dopo ci arriviamo. Allora, una cosa importante, oggi siamo qui per una funzione, diciamo così, di requiem, siamo per fare il requiem della razza umana. Perché il problema delle telecomunicazioni, del 5G, delle radiofrequenze, ma anche della perdita di identità, dell'LGBT, del gender, della perdita delle radici storiche, che non si studia più, per esempio, adesso l'hanno detto, l'hanno reinstaurato. L'hanno restaurato, bene, una cosa almeno. Allora, niente, questo però per dire che... Sì, vabbè, ma che cosa restaurano? Aspetta. No, lascia stare, non mi fa cambiare discorso che se no mi scordo. Allora, quello che è importante sapere è che tutte queste manifestazioni, come anche le malattie di vario genere che si stanno ampliando, amplificando, i vaccini che diciamo abbattono il livello di resistenza dell'attacco dall'esterno, il sistema immunitario dall'attacco esterno, cioè, tutte queste cose qua nel loro insieme, le migrazioni di massa e quant'altro, erano tutte incredibilmente, ho scoperto, parlavo un attimo fa, dicevo che facevo l'hacker, ho riagganciato il pensiero, praticamente sono tutte descritte in un libro che io ho scovato 3 o 4 anni fa, scritto da un anonimo, che fra l'altro gli ho fatto una copia a lui che ho in macchina, che se qualcuno vuole vedere. Ma io ho scoperto chi è. Dopo lui ha scoperto chi è. E comunque, insomma, questo libro prediceva le cose che stanno succedendo adesso nel 1991, cioè 28 anni fa, c'era qualcuno che prediceva nel dettaglio le cose che sono successe in questi ultimi 27-28 anni. Quindi per dire che c'è qualcuno che anche prima di noi aveva comunque interpretato e percepito, diciamo, l'escursus che stava prendendo questo procedimento di annichilimento
l'avanzamento della razza umana. Ecco il perché del Requiem, perché prima lei ha accennato al fatto del Comune di Siena che ha un impiegato robot. Allora, non lo dico io, ma lo dicono anche tanti economisti più affermati e più di nome di me, che nel corso degli ultimi diciamo, 2 o 3 anni è partita la quarta rivoluzione industriale, che comincerà ad andare a completamento attorno al 2025-2030, quindi parliamo di 6-7 anni, quindi non domani, non chissà quando Dio provvede. Adesso, domani, ci sarà il problema della perdita del lavoro, non più di non trovare il lavoro per i nuovi che arrivano, ma di perdere il lavoro per tutti, perché c'è una nuova specie senziente che verrà sostituita a tutti i livelli alla specie umana, e cioè i robot artificiali e quanto gli androidi e quant'altri, i quali fra le tante altre cose non si ammalano, non fanno scioperi, non vanno in vacanza, non fanno figli, si riproducono da soli se vogliono, addirittura entro 10-15 anni riusciranno a produrre anche un robot che si autocostruisce e costruisce un altro robot. Quindi questo per dire che la situazione o la si regolamenta, lei ha detto del... parlava di a Torino che passava con Rosso, non mi ricordo che cosa. Ah, l'autobus che passava con Rosso. Allora, è vero, ma c'è di più. Allora, la Tesla, la così detta grande automobile del futuro, 5, 6, 8 mesi fa, quando è stato, forse un anno fa, ha ammazzato per l'ennesima volta una terza persona. Cioè, in Colorado, mi pare, che fanno le prove, stanno facendo le prove, e ogni volta che è capitato un momento di critico non ha saputo decidere, perché ovviamente non ha la capacità intellettiva di un uomo, e quindi ha ammazzato le persone. Allora sorge un problema, io l'ho detto in tante conferenze, sorge un problema di legalità e di attribuzione logica di competenze. Allora, nel caso della Tesla, che fra l'altro è più finanziata della General Motors, la cosa per far capire quanto intenzione c'è di questa banda di delinquenti che dominano il mondo dalle retrovie, per cercare di sovvertire qualunque ordine, qualunque logica. E allora faccio l'esempio della Tesla. La Tesla è un'automobile e quindi oggi giuridicamente non è sponsorizzata attraverso leggi, attraverso competenze, eccetera. E succede che mette sotto una persona. Chi va in galera? Il produttore, il direttore generale della Tesla, il meccanico, quello il softwareista che ha messo a punto il software. Cioè, sorge un problema di responsabilità, sorge un problema di pertinenza, di competenza, di ruolo. Cioè, il mondo oggi è orchestrato da millenni di tentativi di organizzazione sociale, quindi oggi il mondo è organizzato in maniera coerente, logica e quant'altro. Ma se immettiamo nel sistema queste interferenze, queste ineguaglianze, perché fra l'altro il computer, il robot computer che stava nel comune di Siena ruba il lavoro a qualcuno, quindi la cosa logica di cui si sta già discutendo anche a livello europeo da almeno 4 anni è il fatto che i comuni, ed è lì una delle cose su cui deve andare a discutere, i comuni dovrebbero intervenire su quelle aziende che vanno a mettere robot, perché tu mi stai rubando un posto di lavoro a un mio cittadino. E allora si prevede appunto che le compagnie che fanno questo genere di operazione di inserimento, e poi dopo ti dico alcune cose, prevedano un reddito di cittadinanza per le persone che perdono il lavoro e che viene attribuito a qualcun altro.
E allora questa è una delle cose che va discussa a livello politico immediatamente. Voi guardate questi test di cazzo, i nostri cari governanti, i politicanti, mezzi scemi, uno più idiota dell'altro. Matteo Renzi l'abbiamo denunciato per essere un idiota, perché ufficialmente è stato dichiarato idiota dal procedimento contro di lui dalla Corte dei Conti, messo nero su bianco, c'è la sentenza, era incapace di intendere di volere, è scritto. E ora uno che è incapace di intendere di volere gli fa fare il capo partito, il primo ministro. Cazzo, vuol dire che non c'è più? No, serve, che vuol dire che serve una persona rincoglionita, perché deve stare al gioco, deve fare il gioco sporco, deve passare sopra a qualunque violenza, a qualunque oscenità, usurpazione del diritto dei cittadini, e fare finta che non è successo niente. Perché serve a quello, cioè uno demente come Di Maio, ma che cazzo deve fare quello? Ma che cosa si può inventare? Non sa né leggere né scrivere, non ha mai fatto un cazzo in vita sua, e sarebbe pure poco se avesse un cervello che funzionasse. Quindi il problema non è uno, non è solo il 5G, non è il vaccino, è anche quello, ma dietro, alle spalle, c'è qualcosa di molto più grave, molto, assolutamente tragico. Noi siamo di fronte all'estinzione del genere umano, se non questi nostri cari governanti italiani e europei non si decidono a mettere in regola, perché questo è un far west. Quando dicevo io della quarta rivoluzione industriale, mentre tutte le altre tre rivoluzioni industriali hanno previsto che se uno perdeva il lavoro perché il fabbro ferraio non serviva più, perché non c'erano più i cavalli ma c'erano le automobili, quello che faceva il fabbro ferraio si è messo a fare il carrozziere, ha imparato il mestiere da carrozziere, si è messo a fare il carrozziere, ma qui non c'è più possibilità di cambiare lavoro, il lavoro sarà tutto preso, assolutamente tutto, dai robot, dagli androidi, e non c'è via di scampo, ed è questo che vogliono. Andremo a finire molto male. Il discorso qui si potrebbe ampliare in maniera ancora più dettagliata, ma vi basti sapere che c'è un progetto in corso che va avanti, in particolare dall'incontro del libro dei Savi di Sion, che è un libro che prevedeva nel 1927, è uscito nel 1927, prevedeva quello che sta succedendo oggi, e non è che quelli erano matti, erano dei maghi, erano degli oracoli viventi, i saggi di Sion, erano quelli che hanno organizzato tutto, è diverso, hanno loro organizzato tutto e fatto in modo, ve ne dico una, anzi ve ne dico due. Allora, non so, ve lo dico perché mi è arrivata un'immagine poco fa, mentre lui leggeva il libro che gli ho stampato, quel libro, dicevo, che ho recuperato casualmente, e leggevo appunto del perché gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l'Europa, la Germania, l'Italia in particolare, a fianco dell'Inghilterra e della Francia. Quando tutte le organizzazioni e tutti i cittadini americani volevano la neutralità assoluta, non c'era nessuno che voleva andare in guerra per salvare la Francia o l'Inghilterra, anzi l'Inghilterra la odiavano gli americani 40-50 anni fa per le storie del colonialismo loro, eccetera. Troppo, non andiamo a sfrugliare. Cioè, fatto sta che a un certo punto, guarda caso, decidono di entrare in Europa. Ma come decidono? Decidono perché, guarda caso, i giapponesi impazziscono, dicono andiamo ad attaccare per l'arbor a 4.000 km perché gli facciamo vedere agli americani quanto siamo bravi noi. Allucinante. Allora, perché era successo? Allora, questa è la favola, diciamo, che circola, no? I giapponesi sono cattivi, brutti, sporchi e neri, e gialli quasi neri, e quindi sono scemi, sono coglioni, e guarda, ci hanno attaccato proditoriamente nelle nostre basi. Andiamo all'origine, com'è andata la questione? Non è andata così. C'era una battaglia commerciale anche allora, come con la Cina adesso.
la storia è troppo lunga e non me la racconto tutto perché sennò derogliamo troppo dal percorso principale, ma quello che è importante dire è che i giapponesi sono stati costretti dagli americani a operare in quel modo, costretti, non potevano farne meno, e quindi hanno attaccato. E il signor che era Roosevelt. Ah, ancora Francis Delano Roosevelt, che a un certo punto dice: ma guardate quanto sono infami questi che ci attaccano proditoriamente, quando lui attraverso l'ambasciata americana di dove era, Singapore, pare, non mi ricordo più, che decrittavano appunto i messaggi che dal Giappone arrivavano all'ambasciatore giapponese a Washington, che dicevano: guarda che adesso la settimana prossima attacchiamo. Loro, gli americani, lo sapevano due settimane prima sapevano che sarebbe stato sferrato l'attacco contro Pearl Harbor. Però hanno detto: no, ci servono 5.000 morti, e così 4.000, 5.000, 2.000, quelli che erano, ci servono per, causa di ingresso in guerra, non contro il Giappone, ma contro la Germania prima. Perché? Perché è alleata a Roberto, Roma, Berlino, Tokyo. Allora, non entro troppo nel dettaglio e non seguito su questo argomento, perché sennò non finiamo più, però bisogna dire che questo volevo ancora dire l'esempio, un altro esempio, l'esempio delle torri gemelle. Allora, l'esempio delle torri gemelle prevede, diciamo, una cosa molto ampia, molto, diciamo, approfondita, quindi non è il caso di andare molto a fondo, ma solo di dire due cose. C'era una signora che era la moglie, una famosa telefonata di quella, a proposito delle torri gemelle, no? Le torri gemelle sono state abbattute, poco dopo cominciano gli altri aerei, no? Quello che casca davanti al Pentagono, quell'altro che è caduto lì, dove era, in Pennsylvania, 15 giorni prima che in Pennsylvania, sa, fatto sta che a un certo punto era un lunedì, mi ricordo, e appena dopo alla televisione italiana si è sentita una trasmissione, comunicazione dal telefonino di una signora che stava su un aereo che poi è caduto in Pennsylvania, che telefonava al marito, che poi si è scoperto che il marito era l'avvocato di chi era allora presidente degli Stati Uniti? Bush. Ah, di Bush, ecco, era l'avvocato di Bush, ma lasciamo perdere, che può essere pure. Però questa signora, che si chiamava Pamela qualcosa, non il cognome, è stata trovata nel 2005, cioè 4 anni dopo. Quella era la sua telefonata d'addio, quella telefonata che faceva al marito, era una telefonata d'addio, perché poi l'aereo è precipitato, no? Dicono che è precipitato. E 4 anni dopo questa signora viene fermata alla frontiera tedesco-polacca con la bella cifra di 40 miliardi di dollari in buoni del tesoro del Vaticano. Del Vaticano! Cioè, allucinante una cosa del genere. E poi è stata messa in prigione per una notte e poi il giorno dopo rilasciata, perché ovviamente hanno fatto intervenire i Panzerfaust e hanno detto: no, basta, questa deve uscire e basta. Allora, questa è la situazione attuale, cioè noi viviamo una realtà in cui noi cittadini comuni, quelli che non sono esperti, vivono in un Truman Show, cioè una realtà falsificata, del tutto, diciamo, deviata rispetto a quella che è la realtà oggettiva, concreta. Questo per dire che c'è in atto una mistificazione generale totale. Ma stai registrando? Sì. C'è una mistificazione, ed è una mistificazione, diciamo, intenzionale e voluta da decenni in alcuni casi, ma addirittura da secoli in altri casi. E quindi ci sono queste potenze o poteri, diciamo così, subdoli, così offuscati, che nessuno riesce a intercettare, a intervenire, ma che loro invece intervengono costantemente nella vita sociale, economica, politica. Jacopo. Questi che...
questi che stanno adesso al governo, se lo faranno domani, vediamo, riusciranno a mettersi d'accordo, sono tutti burattini in mano a questi poteri forti. E questi poteri forti, fra le tante altre cose, prevedono di ridurre la popolazione mondiale di circa la metà nel giro di almeno una cinquantina d'anni. Quindi c'è un progetto ben chiaro, c'è un progetto assolutamente deleterio per la razza umana e soprattutto che crea una situazione di enfasi di competizione all'ultimo sangue fra cittadino e cittadino, cioè saremo sempre più ridotti a schiavi senza nessun diritto e senza nessuna tutela. Quindi lo Stato sociale è da ormai 30-40 anni che è stato picconato, a partire da quando dall'85 quel figlio gran puttana di Pertini, che passava per essere il presidente degli italiani, ha cominciato lui a distruggere lo Stato, questo figlio di gran puttana, quando uno che è riuscito ad evadere da Regina Celi, che come lo chiamavano, il nome di battaglia? Non me lo ricordo. No, c'aveva un nome di battaglia, ma non me lo ricordo. E allora questi signori, allora a un certo punto fuggono Pertini e Saragat, solo loro due, Pertini e Saragat, tutti e due poi diventati Presidente della Repubblica, non a caso, non avviene niente a caso. Questi signori fuggono attraverso l'aiuto del medico e della sua amante, del medico di Regina Celi e della sua amante, con l'autorizzazione, diciamo, più o meno lecita, diciamo placida, del direttore di Regina Celi. Che è stato poi... Aspetta, vengono gli americani, arrivano i liberatori e comincia il processo. Che succede? Il processo Caruso, però. Il processo Caruso, il processo Caruso del direttore. Questo... No. Sì, scusa, chi era? Il processo era a Caruso. Poi? Era Carretta. Il allora, direttore Carretta. Carretta, che era invece quello, diciamo, responsabile, viene ascoltato, anzi va in procedimento, non viene ascoltato perché viene linciato. Come testimone dell'accusa. Il pubblico lo attacca, lo insegue, lui scappa, fugge sul Lungotevere, addirittura riesce a sottrarsi a questi scalmanati buttandosi in Tevere, nuota nel Tevere, arriva una barca con i remi e gli dà le remate in testa. Doveva star zitto, non doveva parlare. Cioè, anche quando uno, noi abbiamo fatto 1300 querele, prima o poi qualcuno ci fa fuori, questo è sicuro. Meno, vabbè, a te è un po' più difficile. Allora, lui è più difficile, perché lui c'ha poco tempo, o si sbrigano, oppure non gli riesce. Intanto, poi gli voglio adesso, tra 20 anni, ma allora, no, comunque. Ma no, a me sicuramente, sì, ma tanto l'abbiamo fatto la nostra scelta anni fa. Abbiamo fatto la nostra scelta, quindi è stata una scelta... di servilismo sociale, diciamo così, ecco. E quindi sappiamo che difficilmente, ma infatti basta vedere, siamo qui quattro gatti, normalmente i nostri incontri, quando arriviamo ad avere 30, 40, 50 persone che ci ascoltano, va più che bene. E questa è la situazione, cioè la gente vuole andare al mare, vuole andare a vedere la partita, vuole andare a vedere la Formula 1. Per carità, tutti desideri sani e diciamo assolutamente gestibili, apprezzabili. Però ci sono delle situazioni in cui in alcuni momenti della vita uno deve pensare non solo al proprio interesse e al proprio divertimento, alla soddisfazione, al raggiungimento di risultati personali, ma al raggiungimento di risultati assolutamente condivisi, assolutamente pubblici, assolutamente solidali. Ecco, questo è il mio messaggio e penso che ci sia più che mai bisogno della partecipazione fattiva di tutti, perché in questo momento si determina una scelta epocale che non è mai stata dalla notte dei tempi mai così attuale e vera, cioè rischiare di essere eliminati come specie
da questo mondo, da questa terra. Quindi occorre in questo momento la partecipazione proprio volontaristica a livello di quelli che facevano i patrioti quando andavano sulle barricate. Ecco, dobbiamo fare una cosa del genere. Vi ringrazio e lascio la parola a Giorgio così termina lui. Si sente? Si sente? Allora io parlerò solo pochissimo, pochissimo tempo. Premo. Parlerò solo per pochissimo tempo perché c'è ben poco da aggiungere. C'è ben poco da aggiungere. Per commentare quello che ha detto lui, qual è la differenza tra adesso e il passato? Al passato, nel passato, parlo del grande impero romano, chi decideva era una minima minoranza e i cittadini, i comuni, andavano a vedere i gladiatori che si ammazzavano vicendevolmente. Non è che ci fosse qualche alternativa differente. Oggi il cittadino comune va a vedere la partita di calcio o se no va a vedere le trasmissioni televisive dove cantano, ballano e fischiano. L'unica differenza che c'è tra il passato e l'oggi è che le classi dirigenti all'epoca non dicevano che operavano per il popolo, adesso invece dicono che operano per il popolo. Ci ho detto, siccome la cosa più importante è il che fare, a me è piaciuto molto quello che ha raccontato lei, perché quello che lei ha raccontato è veramente completo, gliel'ho anche detto prima. Io difficilmente ho visto una relazione su un argomento così complicato, così completa come quello che ha fatto lei. Però gli ho anche detto che io nella mia lunga attività di presidente di un'organizzazione che riguarda sia la ricerca scientifica che la comunicazione scientifica, quando ero leggermente più attivo perché ero più giovane, avevo riempito, grazie a alcune amicizie che avevo in molti partiti, perché avendo anche un'attività sindacale e anche politica che io ho fatto a livello circoscrizionale, avevo delle amicizie, avevo riempito il Parlamento di proposte di legge e di interrogazioni parlamentari. Bene, nessuno ha mai ritenuto di dovermi rispondere, Io le interrogazioni parlamentari le presentavo tramite amici, senatori, deputati, eccetera, ma nessuno ha mai ritenuto di dover rispondere su queste questioni importantissime che riguardavano la salute prevalentemente a quei deputati e quei senatori. Nessuno ha mai risposto, gli fregava assolutamente nulla. L'unica cosa che a un certo punto successe, ricordo, è che avendo io presentato delle proposte di legge e delle interrogazioni parlamentari abbastanza similari e avendole presentate tutte quante sia o meno uguali attraverso molti partiti diversi, a livello del Ministero della Sanità si sono preoccupati e hanno convocato a me, io mi sono portato dietro i dirigenti della mia organizzazione sindacale e lì c'erano tutti i responsabili delle regioni, sanità delle regioni, ed erano tutti preoccupati dalle interrogazioni che avevo fatto io, ma loro non interessava rispondere a quelle interrogazioni perché non ne frega un cazzo a nessuno di quella gente lì, erano preoccupati come io fossi riuscito a far presentare quelle interrogazioni parlamentari a tante persone di partiti differenti, questo li preoccupava a questi figli di cane, capito? Quindi, conclusione, oggi noi ci troviamo in una situazione in cui pensare di poter agire direttamente nei confronti della classe politica è assolutamente assurdo, anche perché le manovre che hanno fatto in questi ultimi giorni sono veramente significative, sono manovre incredibili, hanno preso in contropiede l'intero popolo italiano. E tra l'altro vi voglio dire una cosa che veramente devo dire che mi ha colpito in maniera particolare. Non avrei mai immaginato. Dunque, cos'è successo? È nato un governo e questo governo a un certo punto trova un certo personaggio che è un noto avvocato, professore universitario,
molto alla mano, molto capace, molto affabile. Molto Melfin, no, nemmeno tanto. E nel caso questo tale viene nominato a capo del governo. Devo dire la verità che io che vado sempre a cercare in retroscena, ci sono cascato come un fesso. Dice vabbè, ma l'avranno trovato, sarà amico di questo, di quell'altro. Vengo poi a sapere che è una creatura di un certo ente di carattere massonico che si chiama Villa Nazareth. E di un altro gruppo di potere. Risponde a chi? Adesso te lo dico dopo. Eh no, ma io lo do, a loro devi dire. No, glielo dico dopo. Un altro gruppo di potere che si chiama la mafia di San Gallo. Allora, cosa sono queste due organizzazioni? Allora, Villa Nazareth, che non è la villa dove è nato Gesù Cristo, intendiamoci bene, non è la stessa, perché ci vanno raccontando che questo tale Gesù Cristo sarebbe nato in una piccola casa, in una capanna, non si sa bene, tra Betlemme, Nazareth o da altre parti. In una grotta, esattamente. In una grotta. Come? Mitra. Come Mitra, come tanti come altri. Adone, come moltissime altre divinità solari. Certo. Allora, in questa Villa Nazareth. Vivono tutti nelle grotte. C'è un pensatoio, un think tank, che è composto prevalentemente. E la cosa mi ha colpito perché veramente non l'avrei mai immaginato, composto in prevalenza da cardinali di origine romagnola, miei concittadini. Un tic-tac composto da cardinali di origine romagnola, di cui il capo in testa è morto una settimana fa. Proprio quando è stato eletto lui. Esattamente. La cosa... Strano. Esattamente. E la cosa è veramente di un grande interesse. Lo stesso pensatoio, che si chiama Mafia di San Gallo, è un luogo dove si riuniscono cardinali e pretacci di vario genere in Svizzera, dove concordano le cose che devono fare, le persone che devono portare avanti, che devono far nominare quale gruppo, capi di Stato e roba di questo genere. Dillo, a quale appartenenza? Cosa? A quale gruppo di cattolici? Cattolici di sinistra, sono i cattolici di sinistra. Quale compagnia? Ah certo, all'origine c'è, sì, però fino a un certo punto, all'origine c'è il gesuitismo, che è all'origine del progetto fondamentale che noi chiamiamo globalizzazione. Allora, no, una cosa soltanto. Allora, solo per dire che gli ultimi quattro governi, gli ultimi quattro governi, Monti, Letta, Gentiloni e Renzi, tutti quanti, ma incredibilmente pure quello di prima, di Conte 1, non questo che ancora non è, sono tutti foraggiati e organizzati dai sacerdoti del Vaticano, di varia corrente però. Come ho detto prima, quindi qui possiamo dire che quello che spesso accusano essere dietro le quinte la massoneria o altre cose di questo genere è una pura palla, perché qui ci sta dietro le quinte sono solo i preti, lor signori, come minimo in Italia, se c'è qualcuno che comanda, soprattutto dietro le quinte sono lor signori, di cui il Papa è una espressione. Ma non l'espressione globale, ripeto, Villa Nazareth è un qualcosa che mi ha colpito profondamente, perché con tutto che io nella mia vita ho sempre passato il tempo a cercare chi fosse di retroscena, questa volta mi hanno fregato. Dopodiché, ripeto, cosa possiamo fare? Cercare di allargare il più possibile le conoscenze, ma a livello popolare, perché non abbiamo altra strada possibile. A livello governativo, a livello parlamentare, la risposta è zero. Spieghiamo però un attimo. Qualche volta è capitato che ci facessero delle interviste televisive. Allora, una volta, servizio pubblico, quella di Michele Santoro, mi fece un'intervista di 20 minuti. Mi mancava.
mandarono il giorno dopo la liberatoria, 1:17. E ho detto va bene, non si, non, praticamente era il succo, ma c'era qualche cosa che si infiltrava. E ho detto di sì, non hanno mai mandato in onda quella, quel servizio. Questo per dire che non ci possono fare niente, ma non ci daranno mai la possibilità di parlare. E con questa direi che la chiudiamo, perché giustamente lui si poneva dei problemi, solo che entrare nel merito, devo dire, è piuttosto complicato. Solo una cosa, eventualmente quando torniamo, usciamo, lui mi ha portato questa stampata di 2500 pagine che lui ha trovato su internet, dove ci sono tutti i retroscene, quindi su internet si può trovare facilmente e quindi vedere qua. C'è stato. Beh, vabbè, si trova facilmente, nel senso che tu gli dici come fare. Lì ci sono tutti i retroscena possibili immaginabili degli ultimi 500 anni, possiamo dire. E io ho capito subito che poteva essere la persona, perché so che quella persona è veramente molto, ma molto informata. Quindi chi lo vuol sapere poi lo chiede a lui. Dopodiché io ho chiuso. Buonanotte. Spiegate il parallelismo, per esempio, che c'è adesso la situazione politica della seconda guerra mondiale, allora, e quella che si sta per trovare altre informazioni su questi temi molto interessanti e condivisibili, che sono stati trattati da Orazio e Giorgio, a prescindere dal gradimento per i singoli personaggi, che sono abbastanza controversi. Però seguite Pandora TV con gli interventi di Giulietto Chiesa e cercate su internet un articolo di Caro Tenuto. Caro Tenuto è un analista strategico che lavora con servizi segreti nostri e della NATO e dice esattamente quello che ha detto lui adesso. Però ci lascia anche una speranza, che è la speranza del risveglio. E sono stata contenta di trovare confermata l'idea mia e dell'Alleanza Italiana. Bisogna partire dal locale. Purtroppo dire che il potere del popolo non è accettabile. Non è purtroppo la verità, dovrebbe essere così ma non lo è. Però possiamo risvegliarci. Il signore chiedeva cosa possiamo fare. Per favore, io non sono riuscita a trovare seguito nel Lazio. Io sto facendo una fatica enorme, sia nel mio comune di Fiumicino. È un po' di più, sempre rispondono soggetti disparati, come noi oggi. Ho cercato di entrare in contatto con tutte le associazioni di Fiumicino, i comitati, non legati al 5G, per fare capire che è una questione globale, come tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Ma non trovo seguito. Ciascuno di noi può agire, documentarsi, e per favore iscrivetevi al gruppo Lazio. È un gruppo piccolo, però trovate tutte le informazioni e restate aggiornati, perché ciascuno di noi può scrivere una delega, ciascuno di noi può far capire che ha capito e che si è svegliato. Scusami, non volevo soltanto dire. No, volevo solo dire, senza offendere lei, che non è attraverso le elezioni o i partiti politici che si può risolvere alcunché. No, è quello. Di nessun genere. La soluzione, voi non ci crederete, ma noi ce l'abbiamo da 10 anni, non da oggi, da 10 anni. La soluzione, ne abbiamo parlato implicitamente qua varie volte, è sostituire la finanza mondialista a una finanza solidale. E la finanza solidale è risolvibile con uno strumento che abbiamo chiamato cambiale sociale, ma questo strumento è uno strumento che è già esistito 180 anni fa, 100 anni fa, 80 anni fa, e ogni volta che è stato messo in gioco, che è stato messo operativamente in gioco, ha fatto fruttare l'economia in maniera così esorbitante che nel giro addirittura di 6 mesi ha risolto qualunque problema all'interno di quella nazione, di quello stato in cui è stata messa in funzione. Quindi questo non è una mia ipotesi, una mia pia aspirazione, ma è la realtà dei fatti storici che io ho scritto vari libri su questo argomento, e chi vuole poi può andare su internet a comprare, c'è ancora qualche copia qua, e quindi la soluzione c'è, non però attraverso le modalità che
che ci hanno indotto a credere che siano quelle che portano il risultato. Abbiamo visto, abbiamo cambiato governi di centro, di sinistra, tecnici, non tecnici, popolari, sovranisti, eccetera, eccetera, uno più cazzone dell'altro. E non ha risolto assolutamente niente, perché essendo controllabile e ricattabile dal potere centrale, succube e succube del ricatto o della corruzione. Invece attraverso la cambiale sociale questo non può avvenire. Andate su internet, scrivete cambiale sociale e trovate tutte le informazioni per utilizzarla. Adesso vi faccio vedere il libro, così vi rendete conto. Allora, volevo semplicemente dire, no? Perché ho sentito una storicità importantissima, e io penso una cosa, che adesso l'informazione di storicità portata alla nostra conoscenza personale è il passo che va fatto. È l'unico modo per capire a ritroso quello che è accaduto veramente e che ci hanno sempre nascosto, per capire quello che sta accadendo adesso, perché se non capiamo la causa non scopriremo l'effetto e non capiremo neanche il futuro. Perché semplicemente per un fatto, la Chiesa che manda i preti a diventare pedofili e manda le monache in clausura, non è un fatto che Dio ha spiegato, perché Dio ha detto che se puoi pregare, puoi pregare in qualsiasi angolo della terra, non devi chiuderti dentro una prigione che si chiama appunto convento di clausura, che costa miliardi a noi, al mantenimento e tutto il resto. Allora, hanno mentito spudoratamente su tutto, completamente su tutto, e noi adesso in questo momento contemporaneo siamo persi, non sappiamo dove girarci, ed è questa la verità, per cui è importante ritornare a ritroso nel tempo, prendere la vera storicità grazie a loro che si muovono per questo, leggerla con attenzione ci esaudirà a livello di saggezza e ci porterà a capire questo presente, che poi ci farà andare nel futuro. Se no siamo fregati, perché i politici sono vittime come noi, nessuno l'ha capito. Sono complici, sono complici. Sì, se no non li leggo. Finisco per dire, sono complici e vittime. Vittime perché? Perché come noi che non sappiamo come stanno le cose, ma loro invece lo sanno, perché sono pagati per fare quello che stanno facendo. E stanno al gioco, Renzi, Di Maio, Conte, stanno tutti al gioco, ma sanno la verità di quello che c'è dietro e che viene da molto lontano. E sanno che se non giocano quella carta saranno fatti fuori. E se parlano verranno uccisi loro e tutte le loro famiglie. Perché è di questo che si tratta, hai capito? Per cui loro fanno il gioco e sono vittime. E chi è il deficit al tempo stesso, però? Capito qual è il problema? Allora non andiamo addosso a Renzi, non perdiamo la nostra energia a parlare male di questo, di quello, di quell'altro, perché il giudizio non ha mai reso nessuno saggio. Capito? La saggezza è un'altra cosa. Il giudizio distrugge le persone, energeticamente e totalmente. Allora, guardiamo un attimino di muoverci noi come esseri umani, che purtroppo siamo ancora pochi, ma io sono convinto che piano piano saremo tanti, veramente tanti. Se facciamo una mossa giusta, però, e la mossa giusta non è parlare male, non è andare a continuare a fare denunce e tutto il resto, perché loro se ne strafottono, perché quando vedono la nostra denuncia, sai che fanno, vabbè, un altro stronzo, dai, metti là, va. No, e poi ci accendono. No. Sì, no, ho capito quello che vuoi dire, però fammi venire, ho capito quello che vuoi dire. Sì, abbiamo fatto dimettere due ministri, due. Quanti ne sono arrivati? Non fa niente. Dopo. Abbiamo fatto licenziare 867 direttori generali. Sì, ne voglio parlare finché vuoi questa storia, capito? Perché non è così, è importantissima, però dobbiamo guardare, Il punto di penetrazione delle radiofrequenze nel cranio di un bimbo di 5 anni, 10 e di un adulto, si vede che nel bimbo di 5 anni le radiofrequenze vanno praticamente a occupare l'effetto, l'invasione, come dire, la penetrazione va a occupare quasi tutto il cranio. Quindi il cervello del bambino è un cervello ancora in formazione, malleabile, che viene veramente perforato dalla radiofrequenza. E vi voglio citare di nuovo questo studio su Frey. Sì. Mi interessa molto perché veramente è stato autore di studi, autore politico, ma non lui soltanto, potremmo citarne tanti, ma
completamente. Però invece, parlavamo prima delle belle laterali, oggi abbiamo iniziato a fare dei lavori con promossi buongiorno, naturalmente mettendo da parte la questione legata alla penetrazione, eccetera. Lui iniettò nella vena femorale dei topolini un liquido verde fluorescente. Questo liquido entro 2 secondi sarebbe passato al cuore, entro anzi 2 secondi al cervello. In teoria il liquido avrebbe dovuto essere fermato dalla barriera ematoencefalica. Correggimi pure se sbaglio, perché io non vengo a parlare di cose che non ci piacciono, non ci vuole lei. Sì. Che sarebbe una specie. Arrivo. Aspetta Giorgio, fermati lì. Allora io vado per... Senti, ma la prossima volta devi stare da me? Sì. Mi dispiace che tu non ci fossi. Oh, ho affondato il clima. Oh, quella macchina. C'è una nave laggiù, guarda, vedi? Vedi? No. Ah, laggiù, là, sì. Viene lo sfondo. Aspetta che ti giro attorno. Giro attorno per far vedere lo sfondo. Anche lo sfondo la luna, sì, ma faccio vedere tutto lo sfondo. La luna. La luna, com'è? Ecco. La luna rossa, mi parla di... La canzone di Claudio Villa. Oh luna rossa, mi parla di... Allora ci vediamo. Allora ci vediamo, finalmente una sera ma chi c'è sta nessuno? Una. Allora, vai. Il tramonto sul mare a Torvaianica. Certo, guarda che bello, guarda che roba, è una cosa pazzesca, di una bellezza inverosimile. Guarda che roba.